Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Mercoledì scorso abbiamo iniziato il ciclo di catechesi sulla figura di San Giuseppe. Sta finendo l'anno di San Giuseppe. Oggi proseguiamo questo percorso soffermandoci sul suo ruolo nella storia della salvezza. Gesù nei Vangeli è indicato come figlio di Giuseppe e figlio del carpentieri. Gli evangelisti Matteo e Luca, narrando l'infanzia di Gesù, danno spazio al ruolo di Giuseppe. Entrambi compongono una genealogia per evidenziare la storicità di Gesù. Matteo, rivolgendosi soprattutto ai giudeo-cristiani, parte da Abramo per arrivare a Giuseppe, definito lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù detto il Cristo. Luca invece risale fino ad Adamo, iniziando direttamente da Gesù, che era figlio di Giuseppe, ma precisa come si riteneva figlio di Giuseppe. Dunque, ambedue gli evangelisti presentano Giuseppe non come padre biologico, ma comunque come padre di Gesù a pieno titolo. Tramite lui Gesù realizza il compimento della storia dell'alleanza e della salvezza intercorsa tra Dio e l'uomo. Per Matteo questa storia ha inizio con Abramo, per Luca con l'origine della stessa umanità, cioè con Adamo. L'evangelista Matteo ci aiuta a comprendere che la figura di Giuseppe, seppur apparentemente marginale, discreta, in seconda linea, rappresenta invece un tassello centrale nella storia della salvezza. Giuseppe vive il suo protagonismo senza mai volersi impadronire della scena. Se ci pensiamo, le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni, solitamente dimenticate, che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti, mostrano ai nostri bambini con gesti piccoli, con gesti quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudine, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti. Così tutti possono trovare in San Giuseppe l'uomo che passa inosservato, l'uomo della presenza quotidiana, della presenza discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. Egli ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in seconda linea hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. Il mondo ha bisogno di questi uomini e di queste donne. Uomini e donne in seconda linea, ma che sostengono lo sviluppo della nostra vita, di ognuno di noi, e che con la preghiera, con l'esempio, con l'insegnamento, ci sostengono nella strada della vita. Nel Vangelo di Luca, Giuseppe appare come il custode di Gesù e di Maria, e per questo egli è anche il custode della Chiesa. Ma se è stato custode di Gesù e di Maria, ma lavora ancora adesso che sei nei cieli, e continua a fare il custode, in questo caso della Chiesa, no? Perché la Chiesa è il prolungamento del corpo di Cristo nella storia e nello stesso tempo nella maternità della Chiesa è adombrata la maternità di Maria. Giuseppe, continuando a proteggere la Chiesa, per favore non dimenticatevi di questo, oggi Giuseppe protegge la Chiesa e continuando a proteggere la Chiesa continua a proteggere il bambino e la sua madre. Questo aspetto della custodia di Giuseppe è la grande risposta al racconto della Genesi.
Quando Dio chiede conto a Caino della vita di Abele, egli risponde: «Sono forse io il custode del mio fratello?» Giuseppe con la sua vita sembra volerci dire che siamo chiamati sempre a sentirci custodi dei nostri fratelli, custodi di chi ci è messo accanto, di chi il Signore ci affida attraverso tante circostanze della vita. Una società come la nostra, che è stata definita liquida, perché sembra di non avere consistenza, io correggerò a quel filosofo e dirò più di liquida, gassosa, una società propriamente gassosa. Questa società liquida, gassosa, trova nella storia di Giuseppe un'indicazione ben precisa sull'importanza dei legami umani. Infatti il Vangelo ci racconta la genealogia di Gesù, oltre che per una ragione teologica, per ricordare a ognuno di noi che la nostra vita è fatta di legami che ci precedono e ci accompagnano. Il Figlio di Dio, per venire al mondo, ha scelto la via dei legami, la via della storia. Non è sceso nel mondo magicamente, no, ha fatto la strada storica che facciamo tutti noi. Cari fratelli e sorelle, penso a tante persone che fanno fatica a ritrovare dei legami significativi nella loro vita e proprio per questo arrancano, si sentono soli, non hanno la forza e il coraggio di andare avanti. Vorrei concludere con una preghiera che aiuti loro e tutti noi a trovare in San Giuseppe un alleato, un amico, un sostegno. San Giuseppe, tu che hai custodito il legame con Maria e con Gesù, aiutaci ad avere cura delle relazioni nella nostra vita. Nessuno sperimenti quel senso di abbandono che viene dalla solitudine. Ognuno si riconcili con la propria storia, con chi ha preceduto, e riconosca anche negli errori commessi un modo attraverso cui la provvidenza si è fatta strada e il male non ha avuto l'ultima parola. Mostrati amico per chi fa più fatica e come hai sorretto Maria e Gesù nei momenti difficili, così sostieni anche noi nel nostro cammino. Amen.